Riccardo Valentini si è chiuso con una vittoria la prima fase per quanto riguarda gli Snipers Tecno Alte del campionato di Serie B ed è sconfitto in Mammut Roma. Una vittoria che conferma che siete pronti per quanto riguarda questi playoff che stanno arrivando, sono vicinissimi. Quello che ho detto ai ragazzi in spogliatoio, cioè che in questo sport in realtà la regular season conta fino a un certo punto. L'importante è arrivare ai playoff e poi lì ci si giocano le proprie chance. Quest'anno il campione Serie B è anomalo perché la squadra che è la grande favorita che noi incontreremo in semifinale, ossia il Vicenza, ha un budget che probabilmente sarebbe fra i più alti anche in Serie A. E a giocatori come Ventrame, che fu recentemente il miglior giocatore dei mondiali, quindi un avversario di caratura strepitosa. Noi comunque entreremo in mood playoff. I ragazzi, spero che già da domani entrino in modalità, appunto, si chiama modalità playoff, cioè totalmente concentrati sullo sport e sull'obiettivo. Sappiamo di essere decisamente svantaggiati dal pronostico, però perché non provarci? C'è qualche rammarico, qualche partita non è andata al meglio in questa prima fase di campionato, che magari poteva darvi il terzo posto in classifica, quindi evitare il Vicenza? Sì, sicuramente, io sono convinto che il valore di questa squadra è da secondo o terzo posto, col Forlì su 4 partite, 2 o 3 ne abbiamo perse di un gol, quindi abbiamo perso tante partite di un gol. I gol, quando le partite sono così ravvicinate e si perdono di così poco, spesso appunto le decidono gli episodi, però dobbiamo fare dei grossi mea culpa, perché quando ne perdi una è un discorso, ma se ne perdi 4-5 per un gol vuol dire che c'è qualcosa di meglio che si può fare, lavoriamo per farlo sempre meglio. Sì. La regolazione poteva andare meglio, c'è poco da fare, però è andata così. Quest'anno è un anno anomalo, sicuramente non la nostra miglior stagione, però si continua a guardare avanti, la squadra è giovanissima, quindi hanno ampi margini di miglioramento. L'importante è allenarsi e allenarsi duramente.